Ciao a tutti, Colors, benvenuti in questo nuovo video. Ho notato che nel precedente non mi avete dato suggerimenti, quindi sappiate che se volete siete ancora in tempo a darmi. Io ho un'altra idea per le prossime settimane e poi un vuoto. Ho voluto dare la precedenza a questo perché siamo ancora nel mese del Pride. Prima di iniziare vi ricordo che se volete potete mettere un like a questo video, possibilmente all'inizio, per migliorare le digitazioni. E c'è anche la possibilità, oltre alla pubblicità e tutto il resto, di fare un unico livello di abbonamento a poco meno di 5 euro al mese. Come dicevo, siamo nel mese del Pride e perciò il fatto che il nostro YouTube continuasse a suggerirmi il tag di cui starete leggendo il titolo è caduto proprio al momento giusto. Pensavo di averlo fatto, invece no. Quindi lo faccio adesso e voi, se tutto va bene, lo vedrete lunedì. Si chiama LGBTQ Plus Tag. È stato ideato da Eva ASMR, ma io l'ho visto da Gattaluna Kimono Blu. Non conosco nessuno dei due canali, comunque ve li lascerò in descrizione. A questo punto io sto leggendo e non ho idea del modo in cui sto guardando. Va bene. Fai parte della comunità LGBTQ+ o sei un sapodo? Se ne fai parte, come ti identifichi? Faccio parte della comunità LGBTQ LGBTQ+. Non sono un semplice supporter, anche se fossi etero lo sarei sicuramente. E se vogliamo proprio essere precisi al millimetro, mi identifico come uomo, cisgender, gay. Fai parte di qualche associazione, ad esempio Arcigay? No. A che età hai preso consapevolezza del tuo orientamento? Ho preso consapevolezza del mio orientamento intorno ai 12-13 anni. Racconta la prima volta in cui hai sentito parlare del mondo LGBTQ+. Non è molto felice, cioè non è molto felice da sentire, io ormai l'ho superata. Ricordo che vedevo mio fratello più grande chattare, diciamo fratello, vabbè. Volevo chattare anch'io, mi venne dato il consenso a patto che ci fosse un genitore a controllare. E una ragazza in chat mi disse di essere lesbica. Io non sapevo cosa volesse dire lesbica. Mia madre, anche qui diciamo madre, rispose: "Oh, chiudi, chiudi, non parlare con questa perché significa che gli piacciono le donne." Più o meno nello stesso periodo della serie, per non farci mancare nulla, un ragazzo mi scrisse: "Ma scusa, ma sarai mica gay?" E io altrettanto ingenuamente dico: "Che significa?" E questo mi risponde: "Dovrò censurare perché YouTube non è in grado di contestualizzare." E questo mi risponde: "Hai mai assistito barra subito atti di violenza verbali e non verbali?" Violenza fisica, fortunatamente no, ma non bisogna mai darlo per escluso, bensì tenere sempre la guardia alta. Ho subito, sì, violenza verbale, a motivo del mio orientamento sessuale. Ad oggi vi dico niente di che perché mi ha beccato semplicemente in un periodo in cui ero già bello forte, quindi mi sono fatto una risata e dico: "Parli proprio tu con una disabilità grave, che quindi potresti essere vittima di abilismo un giorno sì e uno sì, ti prendi anche il lusso di fare l'omofobo. Qualcuno ha mai fatto coming out con te?" Devo dire di sì e mi ha fatto molto piacere. Due youtuber che ovviamente non nominerò,
anche un ragazzo che non è youtuber che avevo conosciuto per altre vie. Ritieni necessario il coming out perché fa parte della comunità? No, scusate. Ritieni necessario il coming out per chi fa parte della comunità? Racconta il tuo primo coming out. Allora, qui bisogna fare distinzione tra auspicio e realtà, perché il mio auspicio è quello che non sia più necessario. La realtà è un'altra cosa, perché la realtà fa sì, nel caso dell'orientamento sessuale, che se io sono un uomo l'aspettativa è che mi accompagni una donna. Se io fossi stata una donna, si sarebbero aspettati il contrario, quando le varianti ci sono e non sono proprio due. Stesso discorso per quanto riguarda l'identità di genere. Ci si aspetta che, siccome, diciamo così, un ragazzo nasce di aspetto maschile, debba per forza stare bene nel suo aspetto maschile, nel suo nome maschile, e tutto il resto, quando magari è completamente l'opposto, o magari c'è un'identità, scusatemi il termine un po' terra terra, anche mista, perché esiste anche questo. Dice anche di raccontare il mio primo coming out. Il mio primo coming out non era completo, perché purtroppo ci sono dei pregiudizi che vedono la bisessualità come maggiormente accettata, perché è un po' come se dicessi che sei in mezzo etero, e invece esiste assolutamente la bifobia, e quindi chiedo scusa al posto della gente che ha queste convinzioni bislacche. Ad oggi so che esiste perfettamente la bifobia, cioè non so perché ho detto perfettamente. Conosci qualcuno a cui è stato fatto outing? Sì. È una persona che conoscevo da ragazzino, e gli fu fatto outing perché ha avuto il coraggio di scegliere di essere se stesso, che non va confuso con chi pensa che l'orientamento sessuale sia una scelta. Qual è la tua definizione di famiglia? Sicuramente vi apparirò scontato, ma non mi interessa. Per me famiglia è dove c'è amore, dove posso essere me stesso, dove chiunque può essere se stesso. Essere se stesso può partire da una cosa semplice come girare in mutande per casa, fino a poter confidare anche i problemi più intimi. Chissà se questo video mi verrà accettato. Si sa che YouTube è molto sensibile. E per essere famiglia non serve che la composizione sia quella necessariamente classica, mamma, papà e figli. Io ad esempio non voglio figli, ma non tollero l'idea che qualcuno possa anche lontanamente pensare che la mia futura famiglia sia di serie B. Fosse già solo per questo. Sei pro o contro l'adozione? Sono pro per chiunque altro che sia diverso da me stesso, semplicemente perché credo che questo sia un mondo piuttosto insidioso, e a prescindere che io sia casualmente omosessuale, se io fossi eterosessuale sarei più a mio agio con una donna che non vuole figli. Hai mai partecipato ad un Pride? E se sì, come hai vissuto questa esperienza? Ho partecipato, non so bene a quanti Pride, forse una decina. Quest'anno purtroppo, come vi avevo anticipato, non potrò essere presente, ma forse è meglio, perché magari l'anno prossimo sarà tornato alla normalità. Come ho vissuto questa esperienza? L'ho vissuta molto bene, mi è sempre piaciuto. Non condivido
assolutamente pregiudizi che ancora si ostinano a ruotare attorno a questa commemorazione, manifestazione, e invito quelli che pensano ancora a queste cose ad informarsi sui moti di Stonewall e magari vedere anche proprio il film Stonewall, che vabbè, rinominerò dopo, ma pazienza. Che è utile a capire da cosa è nato il Gay Pride e da cosa è nato il fatto di essere poco vestiti. Film barra serie TV preferita a tematica LGBTQ+, se ne hai una. Ecco, come dicevo prima, consiglio assolutamente Stonewall, la prima versione, perché non sono molto amante dei remake, quindi credo che si debba vedere il primo. E poi onestamente io sono poco costante nelle serie TV, quindi vi posso consigliare una delle poche che sono riuscito a finire, che non è strettamente a tematica LGBTQ+, ma è comunque abbondantemente trattata, in particolare l'omosessualità maschile, che è Scam Italia. Segui qualche celebrità che supporta la comunità facendo attivismo, eccetera. Non seguo particolarmente le celebrità. Elenca almeno tre stereotipi da sfatare. Io ne avrei pure più di tre. Gli omosessuali sono più gentili, più sensibili, hanno più gusto per la moda. Le lesbiche sono tutte mascoline con la camicia da boscaiolo e fumano la sigaretta tenendola per così. Le persone transessuali, soprattutto quelle di sesso femminile, lavorano solo in strada. Devo stare attento a quello che dico, sennò YouTube si emoziona. Ce ne sarebbero tantissimi, ma basta così perché sicuramente starà venendo già un video lungo. Domanda ironica, preferisci un omofobo o una persona che afferma non ho nulla contro, ma perché sono due cose così diverse? Dal momento che tu stai anche solo lontanamente dicendo ad una persona come deve vivere in virtù del proprio orientamento sessuale e o della propria identità di genere, è comunque un filino di omofobia. Esprimi un parere sul DDL Zan. Allora, io sono andato a dare una lettura ai 10 punti che sono previsti dal DDL Zan. Il mio parere non è favorevole né contrario, il mio parere è interrogativo. Nel senso, dato che per la maggior parte si tratta di integrazione, allora il mio quesito è: poniamo che questa legge venga approvata, saranno veramente ascoltate le denunce delle persone LGBTQ+? Perché volendo il crimine d'odio ci sarebbe già, volendo le persone che denunciano ci sarebbero già. Ma so che non sempre queste denunce hanno un seguito, quindi molto spesso non è che le persone non hanno il coraggio di denunciare, perché c'è modo di denunciare anche senza soldi e di prendere anche un avvocato col gratuito patrocinio. Però mi sembra che magari le persone non denunciano perché non sono tutelate. Fondamentalmente è anche da poco tempo che ci sono le case di accoglienza e se io non avessi trovato l'aiuto che ho trovato, non so se queste siano attrezzate per le persone disabili. Quindi questo è un interrogativo. Poi l'altro interrogativo è: siccome esistono gli omofobi, i bifobici, i transfobici, eccetera, eccetera, il mio dubbio è che non è che con questa legge, con queste integrazioni alle leggi esistenti, creiamo una discriminazione nella discriminazione. Io spero vivamente di no, spero vivamente che quando passerà non sentiremo dire i gay prima hanno voluto il matrimonio, poi
l'adozione, poi adesso vogliono pure la legge ad hoc. Tra un pochino comanderanno direttamente loro, come se fossimo questa sorta di fantomatica lobby. Ecco, io mi preoccuperei più di questo che di una manifestazione come il Pride, che ancora genera dubbi che invece non riesco a condividere. Cioè, io ricordo che è la commemorazione dei morti di Stonewall, di cui l'essere poco vestiti fa ampiamente parte. Poi vi dà fastidio la gente che si bacia? Giratevi dall'altra parte se ci mettono un po' di lingua. Magari in quell'occasione si sentono meno giudicati, meno additati. Io non mi sento di additarli a mia volta. Mi dà fastidio la gente che si sveste, ripeto, ripassatevi i moti di Stonewall e non li guardate. Questo tag è molto di nicchia, quindi io non so bene chi taggare. Sicuramente lo vorrà fare Pyrrhus, il mio amico Pyrrhus. Però io credo che la gran parte delle domande possa essere fatto anche da un alleato. Gatta Luna Kimono Blu era un'alleata, per esempio, non fa parte strettamente della comunità LGBTQ+, quindi vi dico, se vedete questo tag e sentite l'esigenza di rispondere alle domande dal vostro punto di vista, perché magari conoscete altre persone LGBTQ+, fatelo. Ricordatevi di menzionare Eva ASMR, che è la creatrice, ed è più importante del fatto stesso che lo abbiate visto da me. Io vi saluto. Vi ricordo, se non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere i prossimi video, lasciarmi un like. E noi ci vediamo al prossimo video. Siate sempre orgogliosi di essere voi stessi.